Se Federica Panicucci vuole vederlo, deve per forza farlo quando tutti sono impegnati. Suo marito non può farci nulla. Lo fa con costanza. Federica Panicucci è un amatissimo personaggio televisivo e da anni un'importante presenza del piccolo schermo italiano. Come riporta il sito dilei.it, è dalla fine degli anni 80 che lavora in televisione. Il suo debutto è infatti avvenuto nel 1987 nel programma Portobello, in onda su Rai 2, nel quale ha svolto il ruolo di centralinista. Dopo quell'esperienza, Federica Panicucci ha mosso i suoi passi in televisione, prima come annunciatrice nei canali Rai 3 e Super 6, poi come hostess, Il gioco delle coppie, e poi come conduttrice della rubrica musicale di Unomania. È però con la conduzione del Festival Bar del 1993 che Federica Panicucci si è fatta notare dal grande pubblico italiano. Dopo quel momento le è stata affidata la conduzione di intere trasmissioni, come Affari di cuore, Scherzi d'amore, La pupa e Il secchione, di cui ha presentato la prima edizione al fianco di Enrico Papi, Domenica 5 e Mattino 5. Oggi insieme a Francesco Vecchi è il volto di Mattino 5 News, lo spin-off di Mattino 5, e un programma televisivo che la vede in studio ogni mattina dal lunedì al venerdì. È una trasmissione che la impegna molto, così come in generale la vita che fa. Nonostante ciò cerca sempre di vedersi con lui, nonostante gli impegni, trova sempre del tempo per lui. Come riporta il sito tio.ch, Federica Panicucci è una donna che ha diversi impegni, ma nonostante ciò trova sempre del tempo per lui. Qualche tempo fa ha raccontato di essere riuscita a trovare il tempo per lui, o meglio per loro, prima di cena, nel momento in cui i figli sono impegnati a fare i compiti. Lui, però, non è il suo compagno Marco Bacini, bensì qualcun altro. Ma chi è? La dedizione di Federica Panicucci per mantenersi in forma. Diversamente da ciò che potrebbe sembrare, il lui a cui Federica Panicucci si dedica quando i figli sono impegnati non è una persona, ma qualcos'altro, ovvero per dedicarsi all'allenamento. Lo pratica ogni giorno per 15 minuti. Li ritiene essenziali per poter mantenere la splendida forma che ha, accompagnandoli a una sana alimentazione. Questo è ciò che ha detto a riguardo in un'intervista che è stata pubblicata su Tio. Che, sono nata magra e longilinea. Poi, il patrimonio lo devi conservare. Devi volerti bene e servono sana alimentazione, disciplina, sport. Io faccio un quarto d'ora al giorno di allenamento in casa. Niente palestra, non ho il tempo. Prima di cena, mentre i ragazzi fanno i compiti, faccio addominali, braccia, gambe, glutei. Virgolette.